Non so perché mi sono sentito di fare battito delle mani, schiocca delle dita che però non lo so fare. Non so fare lo schiocco delle dita ufficiale. Ma comunque, ragazzi, non siamo pronti al video che andrò a reagire. Che allora, forse potrei fare un video. Allora, ragazzi, mi sa, ragazzi, che potrei fare un video extra. Dopo, tipo, subito dopo che viene pubblicato questo video, vi beccate subito, tipo, subito il video extra, perché... Vabbè, avete capito? Video extra sono solamente io che, avendo video da reagire, che però vi dico extra, così, perché non voglio pubblicare troppi video, ok? Anche se in realtà oggi non ho fatto... Cioè, praticamente questo è l'unico video che faccio oggi, ma... Forse, perché... Vabbè. Signori... Come YouTube ha cambiato YouTube Italia, documentario su YouTube di Giorgio Stramaro, pubblicato 2 giorni fa. Signori, un altro documentario su YouTube. Aveva già registrato un documentario su YouTube, praticamente credo che il video in cui reagiamo al documentario su YouTube sia stato, a quel documentario su YouTube sia stato tipo il primo video a cui ho reagito dopo essere tornato da Praia. Dove essere tornato a Salerno da Praia dopo aver fatto dopo essermi fatto tutta l'estate del 2024 là, quindi cioè ma signori, abbiamo un documentario più chiatto. Tra l'altro, se non mi ricordo male, anche Capo Cane Secco ha fatto anche Cane Secco ha fatto un documentario su YouTube, quindi sì, tutti ma ragazzi, però io vado sempre a trovare sti documentari su YouTube. E signori, ne vale, cioè in realtà no, documentari su YouTube, ragazzi, tutti questi documentari su YouTube li reagiamo tutti. Reagirò a quello su Poldo, se però, cioè, però il video di quel video, quel film sconosciuto di Poldo, che però tipo esce il 23 e il giorno prima c'è il derby, Ragazzi, durante il derby facciamo Hunger Games, dai. Ho deciso. Durante il derby facciamo Hunger Games. Voglio vedere quanti gol fanno durante la registrazione del video. Sarà boh, è tipo come quando, se non mi ricordo male, durante un video della carriera con la Salernitana c'è stato quel Empoli Juve 1-1 che fu l'inizio della fine per la Juve, che poi va boh. Eh sì, fu l'inizio della fine per la stagione della Juve, era gennaio 2024. Ma sì, ma a me pezze. Scusate se mi tosco anche la bocca. Quindi, tra l'altro, sto anch'io facendo un documentario me stesso, signori, sta con te ancora in lavorazione, quindi ragazzi aspettate. E si sta rivelando molto divertente da fare. Ma oggi noi signori, signori, reagiamo a questo documentario qua di Yodo su YouTube. Let's go. Nel 14 maggio del 2007 venne resa disponibile in Italia YouTube, una Ok. piattaforma software. Ok, inizia così. Un po' come il video di... come quel classico di 151G del video della storia della Cartoon Network, dove tipo sì, dove tipo iniziava il Big Bang, poi Sassi, altri Sassi, mio Dio ragazzi, quel video là è leggendario. In cui gli utenti potevano caricare video di Viene qualsiasi su lo Star Wars Kid, genere, anche se i tempi Luigi, contenuti principali. The Daxon, ta 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 ta
Ok, scusate. I gattini. Tutto quanto cambiò quando delle persone decisero di creare i contenuti creati apposta per YouTube. Questi signori verranno ricordati come i primi YouTuber. E furono quattro i
youtuber più emergenti di quel periodo. Ok, quattro, non so definirli. Quartetto, il primo quartetto iconico, i Four Horsemen, ecco qua. I quattro cavalieri di battaglia. Sì, si chiamano quattro cavalieri di battaglia. Vabbò, Four Horsemen, ok, li chiamo perché mi sembra che non si chiama. Vabbò, lo dirò in inglese, Four Horsemen, i Four Horsemen della vecchia YouTube Italia. La mente contorta, famoso per le sue scoregge. Signori, Frank Matano, che poi vabbò, ormai ragazzi è diventato un conduttore televisivo. Ha fatto un anno, aspetta, si è fatto un anno ragazzi, si è fatto un anno. Abbiamo già. Spero, no, non ho controllato se ha fatto. Scusate, ero stato interrotto. Raga. Aspè. Scusate, no, non so perché ho dovuto andare a controllare il mio primo video. Perché lo sapesse, tipo, entrambi i video sono stati pubblicati a ottobre. Però il mio primo video era il 7. E il video di Polder era del 9 ottobre. E io provo a tipo di settembre, non so perché, quindi va buono, alla fine dovremmo ancora aspettare. Per i suoi scherzi telefonici. Clio Makeup con i suoi Clio tonaci. Makeup, Golden Jumpy Makeup, vabbò, sempre parlando di Poldo, dovevo sempre parlare di Mr. Poldo Acquar, ragazzi, la sua YouTube Poop, che tra l'altro... Sì, avete indovinato di che canale sarà, reagiremo il video extra, ma aspettate ragazzi. Sì, signori, quella YouTube poop là su YouNube che durava 8 minuti, ragazzi, oddio. Peccato che, ripeto, non si può più recuperare su YouTube, c'è cioè sul canale Telegram dove ripubblica le YouTube poop. Non molto clean per YouTube. Di trucchi. Will Bush, famoso per i suoi sketch Abo Wilwush. comici, le sue parodie e le sue Poi vabbè, parodie. anche lui ha fatto cinema. È scomparso Will. Non so se è scomparso. Vabbè, è arrivato Wilbush. È diventato icona praticamente. E poi è andato anche lui in cinema, però senza. Anche lui ha recitato in Fuga di cervelli comunque. Yotobi, così facilmente dimenticato. Questo periodo storico viene ricordato come la Golden Age o la Golden Era di YouTube. E infatti, anche se ripeto, ancora si deve dibattere sulla Golden Age di YouTube, perché, cioè, ci sono persone che tipo dico, oh, allora, alcune persone ti diranno che è stata questa la Golden Age di YouTube, altre persone ti diranno, cioè in realtà la maggioranza ti dirà che la Golden Age di YouTube c'è stata fino al 2018, oppure tipo fino all'Adpocalypse, che poi la monetizzazione ha distrutto tutto. E però, poi che ne so, ci sono ovviamente anche chi considera che è anche migliore, cioè siamo meglio adesso, ma vabbò. Ragazzi, i canali buoni li trovate, ok? Ragazzi, i canali buoni li trovate. Vabbò, Un la YouTube periodo che Dance. va dal 2007 al 2011, in cui YouTube Vabbò. era un sito poco utilizzato sia dal pubblico che dai creator. Questo è un fatto molto E importante. come direbbe Poldo in quel video là, degli Oscar di YouTube Italia, amatorialità. No, non è, no, era il video dei film degli YouTuber dove usava sto termine. Era quello là, non. Molto importante, perché chi pubblicava video li creava solo per Quelli erano passione. YouNube? Non sono YouNube. Ma se forse sono loro, ma non sono loro, ma mio. Li creava solo. Dopo Cane Secco che tra l'altro, ripeto, anche lui ha fatto un documentario su YoTobi. Non so perché, appena ho visto Cane Secco, adesso ho tanta voglia di reagire a quel cacchio di video di Daniele Dose Matter. Dove rispolvera cose dell'infanzia insieme a quasi tutta YouTube Italia. Ci reagiremo probabilmente o domani.
Sì, probabilmente ci reagiremo. Sì, dai, facciamo domani. Insieme al video quello, insieme al video su Gamedl, vi beccate quel video, sì. passione ed era impensabile che ci si potesse fare soldi. Inoltre, dato che c'erano pochi Chi era youtuber, Leonardo c'erano Di Carli? E più possibilità di emergere, data la minore fa competizione. cazzisti anonimi. Ti basta prendere una telecamera e dire le tue cazzatine per avere un futuro prospero in cui saresti potuto vivere a Dubai. Comunque c'è letteralmente stesso inizio del video di Poldo del video dei film degli youtuber, cioè lo stesso E fare praticamente. corsi su come vivere una vita di successo. Certo, per pochissimi andrà così. Aspetta che chiudo la porta. E molti di quei youtuber vengono ricordati come dei canali. Mio Dio, la gemma del sud. Tra i tanti che abbiamo. Aspetta. Ecco qua il video che abbiamo visto di Gemma del Sud in quella top 50 delle canzoni trash italiane che ragazzi, uno dei migliori video di quest'anno, veramente, cioè. Odiatissimi, ma odiati o amati, quei primi youtuber diventarono iconici. E lo youtuber iconico di cui parleremo in questo video è Yotobi, un creator che, come ho già detto, era uno dei più famosi ai tempi, ma c'è da dire che non era popolarissimo al di fuori di YouTube. Per farvi capire, vi faccio un esempio. Siete alle superiori nel 2009 e volete approcciare una ragazza. Questa volta, invece di usare la strategia di A caso Randy Orton. Di ignorarla, decidete di parlargli. Iniziate a conversare e tra una cosa e l'altra si inizia a parlare Pacciani era innocente. del nuovo sito chiamato YouTube. Lei vi chiede che YouTuber conoscete e voi gli rispondete Wilbush e quella sera si scopa. Mentre se la domanda che YouTuber conoscete rispondete Yotobi, vi guarderà con uno sguardo stranito e vi chiederà se vi siete appena inventati il nome. Mentre Frank e Guglielmo diventavano famosi ad un pubblico esterno e più generalista, Yotobi rimaneva nella nicchia di YouTube. Infatti, oggi Frank Matale è diventato un comico. Infatti. Wilbush ha fatto l'attore e attualmente fa molte sponsorizzazioni. Ecco che fine ha fatto. Ok. Credevo fosse sco. Invece no. Sembra che cacchio, cioè, si fosse ritirato a vita privata, che per me ritiratosi a vita privata praticamente è tipo il coma, cioè. Ritirarsi a vita privata lo paragono ad avere un coma e poi no, smettere. Mentre Yotobi è ancora uno youtuber, ma di questo tema ne parleremo alla fine del video. Per adesso la domanda da farsi è: chi è Yotobi? Io Toby, eh. Cioè. Ok. Questa puntata è dedicata al sesso senza sopprezzo. Karim Musa, conosciuto sul web come Yotobi, è un ragazzo che vive a Torino. Le sue capacità sono. No, in realtà non molti lo sanno, o forse lo sanno alcuni, non lo so. Yotobi è in realtà pugliese perché se non mi ricordo male è nato a Monopoli. E quindi sì. Il vestire felpe orribili e trasformare il colore di ogni stanza in giallo. In Messico. Ha iniziato la sua carriera con delle idee non proprio. Infatti, Sad Moment Frost Club è stato il suo primo video. Che tra l'altro, cioè, i primi video degli youtuber sono sempre strani. Cioè, tipo, il primo video di Marco Verrino era tipo praticamente un miser del lyrics della sigla della canzone di Super Smash Bros. Brawl. Il primo video di. Qual è un altro primo video strano? Non mi ricordo. Su quello che voleva fare. Iniziò con un reupload di Scraps per poi passare un video di disegni fatti dai suoi amici. Poi Ok. fece cose a caso, catch comedy. Ah, quel tipo. Quello che ti chiede i soldi suonando sto strumento. E altre cose a caso. Il suo primo e vero progetto furono i cortissimi, dei sketch comedy, Ah, ok. come ci
originati dalla sua, tra molte virgolette, casa di produzione Universal Squallor. Più che video utenti erano degli esperimenti, in cui Yotobi iniziò a studiare i tempi comici, l'editing e After Effects. Ah, cioè... No, scusate se forse sto fotocopiando tutto ciò, però c'è, cioè, ragazzi, mio Dio. Robe! E infatti, robe! Come, ragazzi, io vi ho già detto, ma vedete l'intero format, ogni video di In Poche Parole è un cacchio di calto, ogni, cioè, ma anche format che traggono ispirazione, tipo, che ne so, i miei di Michael Rosen. Mi ricordo che nella community musicale, tipo, di YouTube... nella community di YouTube musicale c'era tipo sta cosa del prendere l'intera discografia di una band o di un artista e tipo mettere clip di Michael Rosen per descriverlo, eh? Perché lo stesso Michael Rosen è tipo quello che faceva nice, quello là, scusate se non l'ho, aspetta, nice, aspetta, no, non lo so imitare bene. Successivamente inizia a fare recensioni di videogiochi come E.T. Ragazzi, il video di Big Rips, in un video su, in cui parlava di questo produttore di nome Sergei Titov, che se non mi ricordo male aveva collaborato alla casa di produzione che aveva fatto Big Rips, Yotobi ha descritto quel video Yotobi come, diciamo, il suo... come si può dire? La sua... il video che lo portò al successo, ok? È praticamente questo, il video che lo portò al successo. Epic Rips, finché grazie all'ispirazione dell'Angry Video Game Nerd e il Nostalgia Critic inizia le sue iconiche recensioni. Signori, le recensioni un po' tutti abbiamo amato, tutti noi abbiamo conosciuto Yotobi per le recensioni. E tutti noi ci facciamo almeno qualche volta un rewatch di un sacco di recensioni. Lo faccio ogni anno. Anche se preferivo la nuova intro con... vabbè, un popolo rovino. Non so che ricordo avete voi di quei video, ma riguardandole oggi si vede che le prime recensioni sono un po' invecchiate malino. Infatti, perché, cioè, poi letteralmente, diciamo, registrato cioè veramente un po', mi viene anche un po' di claustrofobia, lui che registra in un angoletto e letteralmente con la telecamera tutta strecciatina, cioè venivano esposti con i classici 5 punti che per e infatti 5 punti che poi vennero, ho preferito le recensioni, non so quando sono iniziate le recensioni in HD, non me lo ricordo, però sì, iconici, non davano un buon ritmo al video. Numero 5, la storia. Erano video che davano più importanza ai film piuttosto che a Yotobi. Poi, essendo la sua prima parte di carriera, era molto impacciato. E infatti, ragazzi, tutti qua, mi sa che, secondo voi, anche voi saltate, io ho una sorta di, io ho un gusto un po', non so, quella sorta di gusto un po', tipo, cioè, un gusto strano ogni volta che vedo, che tipo, che ne so, tipo... vedo la prima volta di qualcuno, cioè tipo i primi il primo disco di un artista o tipo, cioè, quelle cose là, cioè mi viene proprio quella sensazione, perché, cioè, ed era molto meno attento a ciò che diceva. Ma cosa me ne frega che l'abbiamo visto insieme, piuttosto vai in cucina e prepara un panetto. Yotobi l'originale Sigma Male. Ma è anche questo il bello della Golden Age. Non c'erano dritte o tutorial che ti
spiegavano come fare un buon video. E questo portava i creator ad essere più genuini ed originali. Ma la cosa che ai tempi differenziava YouTube rispetto agli altri era la sua concezione di community. Oltre a spammare i disegni dei suoi amici, intervistò vari creator, tra cui... Questo non me la ricordo, questa intervista ai Pantellas. I Pantellas. Allora, noi ci siamo conosciuti quest'estate durante un lavoro di animazione. Viaggiatore del tempo diretti a fermare l'incontro degli Pantellas. Ma l'aiuto alla community più ricordato è che all'inizio di ogni video sponsorizzava o faceva uno sketch con uno youtuber minore. Tra i più ricordati ci sono Daniele Doesn't Matter, Victor Lazzaro 88, il tizio qualunque. E tra l'altro Daniele Doesn't Matter che abbiamo appena citato. Ragazzi, non so perché dopo aver sentito i Pantella so ancora in mente quando tipo nel video... Nel video dove leggeva il libro di Favij Bezhny, che tra l'altro una delle idee per video da reagire oggi era il video di Bezhny, l'ultimo video di Bezhny, ovvero quello sulle coppie, su tutte le tipo come si può, le crush fittizie, ecco qua, però cioè non però poi andava a scemare la voglia. E mi ritorno in mente quando lei ha detto che tipo Daniel Marangiolo era suo compaesano. E quindi sì, praticamente sto pensando che Bezhny sia del nord. No, non voglio alzare. No, ragazzi, non discriminiamo che è del nord, ragazzi. Ragazzi, purtroppo i leghisti hanno cambiato la mia percezione del nord, mi dispiace. E molti altri youtuber conosciuti. Ok. Why you. Ok, torno. Il tizio qualunque è molto... E che tra l'altro il tizio qualunque poi ci ha collaborato nella recensione di Spider-Man del 69. Credo la prima recensione che io mi sia mai visto di Yotobi, forse. Però sì, il tizio qualunque poi è ancora attivo. Semplicemente di views ne fa una ceppa. Altri youtuber conosciuti, ricordate ancora oggi. Sono venuto qui per salvare. Ecco qua, Dario Moccia, il video che ha fatto il video di The Fist of the North Star. Giulia, da voi, dannate canaglie. Il mio nome è... Ragazzi, mi sono appena ricordato un video di Dario Moccia che tipo avevo detto di reagire. Che tipo durante, mi sembra, un video di Batman The Brave and the Bold di quest'estate avevo detto che sarebbe stata un'idea per reagire, era tipo quello della morte della TV per bambini, che era stato fatto insieme a Fabrizio Frizzi, proprio lui, il doppiatore di Woody, riposa in pace, però sì, ora vabbò, speriamo non si sia perso tra le sabbie mobili, anche tra quella sabbia mobile grande, anche conosciuta come guarda più tardi, altrimenti finisce male. Dunque, dopo aver fatto vari video, le sue recensioni migliorarono fino a diventare delle gemme di YouTube Italia, come la recensione di Alex Ariete e Amore 14. Say the line, Bart. Penny. Yeah. YouTube inizia a pubblicare un video al mese, portando prodotti di qualità sempre maggiori. Nel pubblico si creava un'atmosfera di attesa, per cui si aspettava impazientemente il video di YouTube successivo. Perciò, riassumendo, YouTube era amato da tutti. Andiamo avanti. Aveva la sua community e i suoi video avevano ottime visualizzazioni ed un ottimo feedback. Cosa poteva andare storico? Gamer Era 2011-2014. Tra l'altro, se mi ricordo male, questo era il periodo dove tipo si terrorizzava anche che stesse per lasciare YouTube. Tipo con lui diceva durante la recensione di Jesus Christ Vampire Hunter. Dal 2011 al 2014 ci fu la Gamer Era, chiamata così per l'arrivo spropositato di contenuti pacchettati e infatti e di ragazzini che registravano dalle loro camerette. Praticamente io.
periodo che è entrato così tanto nella nostra testa con canzoni abusate e video MLG che ancora ad oggi, quando pensiamo molto superficialmente alla figura dello youtuber, pensiamo al 14enne che gioca a COD o Minecraft. Ciao a tutti ragazzi, sono Claudio Maglietta Rosa, testa 77.99. Ma che è questo Claudio Di Biagio? Anche io e Toby siete qua a questa moda. Ma da dove ha preso questa foto? In questo periodo ha preso il suo canale gaming, chiamato Yotobi Games. Yotobi Games, che... famoso soprattutto per la sua blind run di Dark Souls 1. Che schifo! Che c'ha le tettissime, no! Che schifo! Orstein ammazza Daghi e... sono due rigurgiti! Ma il fattore gaming era solo la punta dell'iceberg di questa era di YouTube. Chi è sto qua? In questi anni ci fu una scoperta rivoluzionaria che può essere accostata solo alla scoperta dell'America. Con YouTube ci si possono fare soldi. Questo fatto sconvolse totalmente la community di YouTube, che ormai non era più fatta solo da amiconi che si volevano bene, ma anche da persone che ambivano alla ricchezza. Diciamo, come si può dire, gli scalatori della scala i famosi scalatori sociali. Furono solo i youtuber, ma anche i primi manager e network. Il più conosciuto fra questi Webstar Italia si chiama, se non mi ricordo male, come Luca, vabbò, Luca Casadei comunque. Ricordo, mio Dio, i video... FaviJ è noto per il suo talento di Zeb89, mio Dio. Luca Casadei. Ecco qua. Famoso per essere stato manager di FaviJ e dei Mates. E anche per la teoria del complotto che Zeb89 fece su di lui. E infatti... Tengo a dire che non c'è nulla di male nel volere soldi o ad... Comunque Zeb è stato praticamente sempre un villain di YouTube, se si può dire. Cioè... non lo so se si può intendere come villain di YouTube, anche perché diciamo Shaquille ha fatto un intero video dove parla di villain di YouTube. Ecco qua, signori, un video da reagire. Ne ho, allora, video di Daniele Dose Matter sulle cose dell'infanzia con YouTube Italia, e ora video di Cian Cianguilla sui villain di YouTube. Dietro un management, ma ai tempi c'era una mentalità diversa. Tanto lo so già, il 22 6-0 6-0 Inter, e... pensava YouTube come ad un'isola felice che doveva essere protetta da invasori esterni. E c'è da dire che la YouTube classica non è stata rovinata tanto dai network come si sente spesso, ma da quella parte di community che rifiutava il cambiamento naturale della piattaforma e soprattutto da chi era geloso di quei youtuber che avevano avuto successo. Questo movimento... In realtà non so se sono mai stato geloso. Non lo so, forse la cosa più vicina era tipo che in un momento di crisi, tipo in un video, tipo in un momento di crisi del 2020, mi ricordo che tipo iniziai a spammare il link del mio canale sotto tipo video a caso, gente invidiosa. Quei commenti forse si possono ancora trovare, però vabbò, ora li ho quasi tutti. Ora ragazzi, nel 2020 è veramente una persona completamente diversa, sono cambiato tanto. È rappresentato molto bene da Andrea Andreani, che si Daniele Andreani proprio con Yotobi. Ah, era lui. Dove cazzo trovo il tempo per guardare tutti i canali piccoli? Ci sono dei canali che fanno video da 5 anni, che sono canali molto belli e che tuttavia ricevono un numero limitato di visualizzazioni. Perché voi avete creato le cam... Ma è bellissimo direttamente tutto questo con WWE 2K, sì, 2K25. Sì, è il 2K... Sì, è il 2K20... No, il 2K24. Ragazzi, scusate, che purtroppo quando abbiamo purtroppo perso il conto nel 2022. Le casse non ci sono, l'avete create voi. Su YouTube vanno avanti dei video che rispondono a certi concetti di commercialità, ok? Per persone come te sta diventando una merda YouTube, io te lo dico. In poche parole.
Poi Eyes Wide Shut, ok. Collegamento al video di Tremabel su... Ah, ne abbiamo già parlato di Tremabel? Sì, mi sa che ne abbiamo già parlato. Aspetta, per sì, mezz'ora, cacchio, manca... Il suo video durerà un'ora. Andrea accusava Yotobi di fare parte di una casta di YouTuber e di pubblicizzare Comunque, per chi non sa, se l'ho già detto, ve lo ricordo. Tremabel oggi ha fatto un video su Exuvia, su come... Però ne ha parlato male, purtroppo, di Exuvia. Però sì, Tremabel, come vi ho già detto, ho anche provato a registrare una reaction al suo video su Sono il tuo sogno eretico. Però... Io aspetto... In quello stesso video Tremabel aveva annunciato un video su Museika. Aspettiamo, aspettiamo, ne parleremo, ne parleremo. Dai, che tra l'altro tra tutti gli album mi sa Museika sarà il prossimo che mi ascolto. Vedremo quando lo sarà, probabilmente nel prossimo momento in cui sarò solo a casa. Ma vedremo, 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 vedremo. Che signori, ma io ripeto, ancora sto sogno di fare quel video dove spiego un album, ok? In realtà lo pagavano per essere famosi. È superfluo dirvi che la teoria di Andreani era una cazzata, ma lui ed altri membri tossici della community fecero cambiare Yotobi, che finì dopo poco tempo di sponsorizzare i canali ed iniziò a chiudersi sempre di più da solo nel proprio canale. Ma per quanto spiacevole, questo focus verso il proprio canale portò i video ad un altro livello. Infatti, cioè, infatti molte recensioni migliori tipo Little Panda Fighter, Supaidaman, Drago, cioè Di Ratatoing, parlare dei film con i limitanti 5 punti e di Uomo YouTube Puma. iniziano a narrarli fin dal loro inizio. Dalla recensione di Dinosauri in poi, quasi tutte le recensioni sono da recuperare assolutamente. In Mio particolare, Dio. vi consiglio le recensioni. Primavera di Granito, purtroppo non è una recensione che mi riguardo spesso, forse perché non è il mio genere, perché vabbò, a me piacciono i film sui cartoni animati, ok? Nel tempo libero, quando non ho niente da fare, dovrei riguardarmi qualche film di un cartone animato, perché veramente mi serve. Ricordo che per un periodo, quando ero ritornato a Salerno nel 2023, a settembre 2023, mi ricordo che tipo per mettermi a dormire mi mettevo sotto qualche film, qualche cartone, cioè, quindi... Di Primavera di Granito. Muori Leblanc, muori maledetto. Muori, clone di Albano! Anche Hercules, mio Dio, con l'inizio, ragazzi. Devo recuperare mentalmente. Dove sono i dubbi di SpongeBob? No! Conigli di Mary. L'uomo Puma. L'uomo Puma, E ragazzi. ora arriva la La scena vera, più bella, non non dei del film, film, non non del di film, non del mondo, ma ma dell'intera dell'intera esistenza. esistenza. Pass. Ciò che Anche differenziava i suoi video da quelli del quello di resto del mondo. Albaghiara, mio Dio, Albaghiara me la riguardo ancora ad oggi, ragazzi, quella recensione. Bellissimo, tra l'altro, leggere la pagina sulla fandom, sulla YouTube Wiki di fandom. Italia era la loro qualità e la loro uscita sporadica. Infatti, nel resto della community venivano pubblicati video usa e getta ogni giorno e con qualità scadente. Ma allo stesso tempo, video dopo video, in Yotobi stava cambiando qualcosa. Qualcosa che i suoi fan non potevano neanche lontanamente Sto usando immaginare. molte clip della WWE. Mi sa che è un fan di wrestling? Mi sa di sì. Più andavo avanti e più pensavo una cosa: non ho più voglia di fare le recensioni. Io quel giorno lì non ho neanche sfiorato lontanamente il film, non ho avuto voglia. Le recensioni andavano molto bene, ma Infatti, ripeto, comunque, tutte queste recensioni
Sono recensioni che, ragazzi, ripeto, devono essere guardate almeno una volta nella vita, tipo Mac e Me anche, Spider-Man del 69, Al Baghdad Little Panda Fighter, le ho già, come si dice, praised. Questo pensiero diventava sempre più grande, finché un giorno, nella recensione Jesus Christ Ecco Goodbye qua. Panther, finse la sua morte per porre fine alle recensioni. Ma grazie a un rituale satanico, nel video successivo venne resuscitato. Ecco qua il cacchio, anche la recensione di La notte degli zombie viventi, mio Dio, è un mio video incredibile. Anche ve lo recupero però poco, ma ripeto, forse perché vabbè, ovviamente preferisco le recensioni dei film d'animazione, ma vabbè. Del via alla nuova stagione di recensioni. Ed è qui che vi dico che le recensioni probabilmente smettono. Questa nuova stagione. E invece no. Vabbè, ma comunque, dopo aver finito le recensioni, comunque, signori, il video dopo. Ragazzi, il video dopo proprio deve diventare anche questo video qua un mega teleschermo dentro il Viminale che trasmette questo video. Con gli utopi che fa sto cazzo. E poi, perché tra l'altro ripreso nella YouTube Poop vota con i siciliani. E poi ho fatto in quale no non l'ho ripreso in altri vabbè anche questa è struttura. Purtroppo dura due video. La sua creatività e la voglia di fare recensioni era ormai svanita. Ma io faccio video da 7 anni e faccio sempre gli stessi video da 7 anni. Alcune recensioni non ci sono più, altre non arriveranno più, ma fatto sta che gli anni rimangono sempre. Questa decisione, da un puro punto di vista economico, non fu molto condivisibile. Yotobi aveva la formula per rendere la sua vita semplice. Doiambi.exe. No, che facesse una recensione di un film brutto al mese e tutti lo avrebbero. Ragazzi, la recensione in terapia non esiste, non l'ha mai fatta. Però, mio Dio, però uno che ha fatto la recensione di Game Therapy è stato Mighty Pirate, che ha altro recensore incredibile. Dico, non so se ci sarebbe figo un video che parla di lui. Comunque, letteralmente, lui la ragione per cui nonostante un anno di distanza voglio fare un rewatch di quei due video di Poldo sugli Oscar di YouTube Italia e sui film degli YouTuber. Al mese e tutti lo avrebbero visto. Invece fece la scelta di non accontentare la sua fanbase e di ascoltare il suo lato artistico per creare un contenuto totalmente diverso. L'idea era di fare dei video comici satirici in cui non doveva per forza parlare di un film, ma di tutto ciò che voleva. E ho voglia di creare un nuovo format che ci ho pensato in questi giorni su cosa creare, cosa fare. Questo format prenderà il nome di Mostarda, un modo Mio Dio. di avvicinarsi al suo vero obiettivo di Signore. diventare uno stand-up comedian. Ma quale sarebbe stato il tema per il primo storico video di Mostarda? Serviva un tema importante, un tema che avrebbe potuto portare ad una nuova era. 14 18 Revolutionera. Nel 2014 YouTube stava diventando una piattaforma di intrattenimento sempre più famosa e molti YouTuber non divennero famosi solo su internet, ma in tutta Italia. Infatti, mio Dio, il video, mio Dio, quel cacchio. Mi devo rivedere il video di Favij che reagisce a lui, ma non solo al TG1, anche in altre apparizioni a tipo spettacoli televisivi, mio Ma Dio. c'era una forza, in molti direbbero. Tutte queste clip della WWE. Una forza oscura stava studiando YouTube. Questa forza oscura era temuta ed odiata da tutta la community di YouTube.
perché rappresentava tutto ciò che YouTube non voleva essere. Questa forza oscura che cercava un contatto con internet è conosciuta con il nome di televisione. Non so, ecco qua, signori, la televisione. Su internet in generale c'era una regola non scritta: il web non deve essere come la TV. Comunque, cioè, ma letteralmente tutto preso da Poldo. Non voglio, devo smettere, non devo fare questa critica, anche se Poldo non ha, era nel video della rivista degli YouTuber che diceva che tutto ciò che nasce nel web, tutto ciò che nasce nel web rimane sul web. Questa frase può farvi ridere guardando la YouTube odierna, ma ai tempi l'utente medio era stufo del piccolo schermo. Per anni la televisione ha avuto il monopolio sull'Umpa Lumpa a caso e sulla comunicazione. Volevi sapere una notizia? Guardavi la televisione. Volevi vedere un film introvabile in DVD? Guardavi la televisione. Volevi sapere di più sul tuo attore preferito? Anche perché Nightmare, questo qua, questo video ha tutto. Guardavi la televisione, ma c'erano molte cose. Mio Dio, era Johnny Depp, se non mi ricordo male. Thanks for this cat. Mi sembra che era Johnny Depp quello che quando disse al telegattone non parlo italiano. In quella stessa edizione, tra l'altro, c'era anche Michael Jackson a dare il telegattone. Non sto scherzando. Ci ha fatto un'intera reaction Dario Moccia alle varie clip del telegattone, mio Dio. Non è che non volevano cercare tra centinaia di canali televisivi che trasmettevano sempre la stessa cosa. Si voleva avere la possibilità di scegliere che contenuto guardare, e YouTube lo permetteva. Così, con l'aumento di popolarità di YouTube, la televisione cominciò a studiare la piattaforma. Ma a fare queste ricerche... Tra l'altro bello che hai messo l'originale Tering, perché non lo sapesse, Tering... Ci sono due Tering, c'è quello americano, che è quello del 2002, e quello giapponese, che è stato pubblicato nel 99. La prima volta che l'ho saputo è stato da... È stato da... come si chiama? Da Thor Vendetta, che fece tipo un video su come sono le serie TV e i film in altri paesi, sì. Non fu quella parte sfigata della televisione che censura i cantanti, ma la Mediaset. Anche no, pure Ninna Nanna di, ok, ha vinto sto video, pure Ninna Nanna di Mazzarocia, sto video, pure Caparezza. Ragazzi, fate attenzione a Mazzarò. Mazzarò, memorizzalo, che se la ammazzerò, già lo so, che lo rivedrò come Lazzarò, che io lo spenserò come pane, come pan di senso, perché io te lo lanzerò, vuoi la roba, no, non te la do, nemmeno se fai gol su... Ragazzi, oddio, ragazzi, perché tra l'altro ci siamo già sentiti la prima parte... Il primo video che ho fatto sulle YouTube poop delle serie dei cartoni animati di VenTube. che c'era quella canzone. Che tra l'altro, in quello stesso, curiosità, in quello stesso giorno decisi di riascoltarmi tutto a Bemus Kappa. Mi sono ascoltato fino al Silenzio dei Colpevoli, poi ho smesso purtroppo perché devo trovare il giusto tempo per ascoltarmi un album. Diciamo lo ascolto quando proprio non... Non c'ho nessuno. Ragazzi, oddio, sto video. Ok, andiamo avanti, scusate, quella parte è troppo bella, mi dispiace. La Mediaset, per provare a conquistare il web, mandò un infiltrato, Francesco Sole. E Francesco Sole ha avuto, sì, Francesco Sole ha avuto quella faida con Selvaggio Lucarelli. Selvaggio, non mentire. Anche coso, cos'era quello, cazzata, sì, lui che mostrava così dicendo cazzata. Io adoro WhatsApp. Ecco qua, cazzata, mio Dio. Andiamo avanti. Francesco Sole aveva una gimmick, il
ragazzo perfetto. Avete presente tutti gli aggettivi? c'è anche la clip del Trono del Mori con... No, era un altro, mi sa, di clip del Trono del Mori con lui che diceva tutti gli aggettivi. Che dal Trono del Mori Light, lui li aveva tutti e non ha mai ucciso nessuno. Credo. Il loro obiettivo era di far innamorare le masse a lui, senza che però si accorgessero che fosse un personaggio creato dalla TV. Inutile dirvi che fallirono miseramente. Io non parlo solo di amore, io non cito in continuazione WhatsApp. Cazzata. Il web si accorse subito. Camera più ordinata di YouTuber del 2014. In realtà anche la mia non è così tanto ordinata. Non lo butto nemmeno. Era un personaggio finto e non genuino. Location meno televisiva di Francesco Sole. Il culmine arrivò quando Francesco Sole pubblicò un libro. E casualmente persone che fino al giorno prima non si trovavano al web si complimentarono con Francesco. Allora, ufficialmente posso dirlo. Dopo un anno di lavoro intenso. Tutto alzo, ho studiato il mio un anno fa. Eravamo in 4, oggi siamo in 1000 persone e tutto. Commentarono con Francesco. Il web si lamentò giustamente delle ipocrisie di questi personaggi, ma il caso più ricordato fu quello di Selvaggio a non mentire. Ecco qua. Hashtag chiamato così perché Selvaggio Lucarelli in un post su Twitter pubblicizzò Francesco dicendo: il successo che arriva dal web nasce alla luce del sole, senza ombre di spinta, raccomandazioni sordi e padri misteriosi. Che si fosse fatto da solo. Ma chi la dà pure? Nessuno ci cascò e la Lucarelli si beccò la sua prima delle tante avevo visto Delli Mello, Victor Laszlo, non so chi è. Storm mediatiche. Siccome il signor Facchinetti e la signora Lucarelli hanno deciso di dire che in realtà il signor Gabriele Dotti si è fatto da sé, è scoppiato il finimondo ed è molto appagante vedere finalmente l'intera community italiana del web riunita. Questo fu il primo tentativo della TV nel tentare di entrare nel web, però non si volle arrendere. La Mediaset, in collaborazione con Colorado Film, preparò un nuovo progetto. Ecco qua, ecco che arriva. Stanno scopando la tua tipa. Adesso! In studio, ragazzi, c'è tutto. Per più famosi sarebbero stati gli attori principali. Nel 2013 uscì il film Fuga di Cervelli. Ecco qua. Con regista Paolo Orfini e con attori Frank Matano, Will Bush, i Pampers e Lufesi. Ne avevo già parlato, ragazzi. Disastro di critica e molti ci però almeno ha fatto tipo 4 milioni al box office. Recensioni negative. Ecco qua Mighty Pirate. Ripeto, ragazzi, c'è tutto. Una recensione che non solo distrusse il film, ma che portò ad una nuova era. Infatti reputo il 6 gennaio 2014 il giorno in cui si passò alla Revolution Era, dato che quel giorno uscì il video Mostarda. Cioè, questo fu proprio tipo lo sparo a Sarajevo di YouTube Italia. Salve! Questa è Struttura. No, non è vero. Questo è Mostarda. Il video è un monologo satirico in cui Yotobi distrusse il film. È inutile andare ad ascoltare prima gli altri. Quindi ho cercato di guardare il film senza i preconcetti, liberandomi la testa di tutte le cose che avevo sentito. È la più grande... Merda che abbia mai visto in vita mia. E chi mi sembra posto che ne ho visto abbastanza. Ma non era tanto distruttivo riguardo al film in sé, che era un film brutto come tanti altri. Ma su come quel film dovesse rappresentare il film del web. Giovani. Quindi chiedo scusa se arriva il film fatto dal web. Cioè quella che dovrebbe essere l'alternativa alla televisione e poi è ancora peggio di quella che è la televisione. Questa di YouTube partì da questo monologo. Pure la faccia finale. Primo grande video. Che poi non... Forse mo cita anche la risposta di Ruffini, che ragazzi è di un imbarazzante. A rappresentare la voglia della community di ritornare all'isola felice che era nella... Sempre tipo l'H. E di rivoltarsi alla nuova YouTube più corporate. Però mi duole dire che tutti questi tentativi furono inutili. Come per PewDiePie era impossibile battere T-Series nella guerra per il canale con più iscritti, per la community di YouTube Italia era impossibile non diventare una piattaforma piena di mediocrità e video usa e getta. Questo
Mi ricordo il nome di... Faceva tipo video di GTA 5. Arrivarono principalmente due tipi di creator, i vlogger ed i prankster. I primi si possono rappresentare perfettamente con questa frase del sommo del Limello: il nulla che parla del niente. Mentre i secondi sono i conosciuti come pericoli pubblici. È già stremo, i me contro te. Ultimamente sono stati. Che però facevano, che in realtà prima facevano video un po' più violenti, diciamo. Donali sorclassati dagli streamer IRL. Guarda, vi completo io la frase. Vabbè, donali, signori. Queste due categorie vennero prese per il culo da Yotobi in due video. Tagli, cosa c'è nel mio smartphone? Io mi trovo qui oggi come rappresentante di YouTube Italia perché ho un canale da 450.000 iscritti, inspiegabilmente. E challenge, challenge di challenge. Siamo finalmente pronti per iniziare. E ragazzi, grazie. Grazie veramente di cuore perché tutte queste challenge io le faccio per voi. Solo ed esclusivamente per voi, non perché sono views facili. Non perché ci voglio un cazzo a girarle e un cazzo a montarle, non è per quello. Lo faccio perché siete i miei iscritti e siete i migliori del mondo. Questi due video furono gli ultimi episodi di Mostarda, che fu un format odiato soprattutto dopo il video di Fuga di Cervelli. Rappresentavano YouTube. Come? Come io Mostarda? Scusate se sono stato un po' meschino, però ragazzi... e che non piaceva di pubblico abituato alle recensioni. Io lo trovo un format altalenante. Alcuni video sono molto buoni, mentre altri... anche quello di Verso l'infinito inoltre si chiamava, quello su mio Dio, che poi video fatto che parlava di Netflix prima ancora che arrivassi in Italia, e poi tipo si mostrano, e poi ci fu il video quel late night con Karim Musa, dove tipo consigliava alternative gratis, mio Dio. Altri non sono neanche considerabili satira. Però il motivo per cui Yotobi mollò il format e presumibilmente anche il suo animo più ribelle fu perché era stufo di parlare male di altre persone e non voleva trasformare il suo canale in un mezzo per lamentarsi di YouTube e dei suoi colleghi. Sei quasi alla soglia del milione e ti metti ad insultare altri canali piccoli che non c'entrano niente con il tuo. È questo che vuoi fare? Beh, in realtà nel primo insultava che andava basta. Infatti, a parte qualche la parentesi, io Il vero orrore, dove leggeva il Webstar Magazine, quello che si vestiva da Mankind. Have a nice day. Mi rimase nel suo e non si mise più a fare brividi ma piccoli, e questo era l'originale di Piccoli Brividi, che video in cui fa drama. Perché molto spesso i canali che si affossano, e quando succede qualcosa di negativo di quel canale e sale l'attenzione su quel canale lì, quando il dramma finisce, quel canale muore. Ma nonostante la fine di Mostarda, Yotobi in questa era raggiunse il suo apice con l'uscita di nuovi video e nuovi format. Iniziamo parlando di alcuni dei suoi video più iconici. La recensione di Sharknado. La recensione di Sharknado. Non ho capito. Epico. Quello era l'epico. No, quello di Non ho capito era quella di Teledi, che quella di Teledi è stato il suo video più visualizzato. Epico. Il mio cuore quasi si ferma. Oh. Mio Dio, The Toys Room, anche quella là incredibile. Di aver ritrovato Pino, Roller saltava per aria. Tutti si rotolarono per terra dalla felicità. Sono felice anche io! La recensione di The Lady. Ecco qua. Signora, per lei farei qualsiasi cosa. Il suo English humor non la lascia mai. Ecco qua. La clip più iconica dell'intera carriera di Yotobi. Non ho capito. Ed è il pensiero che conta. Ah, il pensiero che conta, mio Dio. Sta citando molti dei video che Jay Carell non ha citato nel suo video, eh. Ma il pensiero che conta, ragazzi, anche quello video leggendario. Jurassic Park Explorer. Non so perché, dopo aver finito il lavoro, ne
nessuno mi ha voluto pagare. Non mi hanno voluto dire il perché. Erano tutti video estemporanei e senza un tema comune. Ed era questo il loro punto forte. Yotobi avrebbe potuto parlare di formiche e la sua simpatia avrebbe reso il suo video divertente. Ma il video che secondo me non è solo il migliore del periodo, ma è anche il suo miglior video di sempre, okay, è Dark Angel Craft, storia di un canale. Purtroppo Dark Angel Craft, storia di un canale emergente, è purtroppo un video che, diciamo, mi sono visto una volta e non lo so, mi aveva un po' traumatizzato quando ha dato la fine del canale con T, cioè non lo so, mi sono fatto un po' troppo diciamo ero un po' più giovincello quando ho visto il video e quindi mi sono fatto un po' troppo cogliere dalla cosa del padre che gli chiedeva di interrompere il canale, quindi non lo so, mi ha un po' traumatizzato, non lo so ragazzi, ok, ok, non so perché sono così, va bene. Emergente. Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale. Io sono Massimiliano, chiamato su YouTube Dark Angel Craft. Il video è un finto documentario che parla di un progetto segreto di Yotobi. Creare da zero un canale gestito da lui che si fingeva un bambino e che aveva come obiettivo fare crescere il canale e interagire con la community. E poi il più bello del mondo. Complimenti, sei molto simpatico. Ma io sono femmina. La prima figura che... Cioè in realtà, come fai a dire che maschio, scusa, c'ha la PFP di Hatsunemi? Io su Discord c'avevo degli amici maschi, c'avevo un amico maschio. In realtà no, un po' tutti dei miei amici su Discord erano un po' fan di Miku, erano fan di Miku, però sì. Hatsune Miku, famosa cantante napoletana, una delle mie cantanti neomelodiche preferite. Non è un capolavoro solo per l'idea e per la scrittura, ma soprattutto perché è una finestra della vera vecchia YouTube. Perché quando pensiamo a YouTube, Ciccio, Dexter, FaviJ, non... in mente canali giganti, tra cui lo stesso... perché c'è anche Poldo che non faceva parte della vecchia YouTube, più come Mr. Poldacbar, mi conto te. YouTube. Ma la vera YouTube Italia è fatta anche da canali piccolissimi di bambini che giocano a Minecraft. Ai tempi si apriva un canale YouTube... Io credo di essere stato... Io in realtà l'ho fatto qualche video su Minecraft. L'ho fatto nel 2020. Quindi sì. E anche nel 2022 ne ho fatto un video su Minecraft. Quindi sì. Per emulare i propri idoli. E si sperava che magari ci sarebbe stato. Okay, andiamo avanti. Un economico. Mentre oggi un ragazzino che apre un canale su YouTube ha già la partita IVA. In realtà non ho ancora la partita IVA, ragazzi. Ma in realtà, ragazzi, non faccio video per i soldi, faccio più video per divertirmi. Mi sto divertendo tantissimo con sto video qua, ragazzi. Interessato, Yotobi utilizzò anche altre volte l'idea di Dark Angel Craft, come il diario di un compratore di visual, o sono diventato un TikToker per 2 mesi. Va bene. La Revolution era, in questo periodo nacque un nuovo format che inizialmente doveva essere un e questo è come si chiamava pausa, sì, si chiama pausa, dove reagiva i primi episodi di cartoni, ma che diventa una serie fissa e storica. Pausa. In Giappone esiste un clan ninja, ti prego. Tra l'altro è stata tipo l'ultima, sono state le ultime recensioni, perché c'è un'intera playlist di tutte le recensioni di Yotobi e questa viene diciamo che queste possono essere considerate le ultime recensioni. Stupido non dire quel nome. Chiamato il piede. Il clan del piede. Non ho mai sopportato quel nome, era troppo stupido anche quando ero piccolo. Una serie di video in cui reagiva ai primi episodi di serie animate del passato. Ma il format più importante di tutti era il Late Show con Karim Musa. Signori, il Late Show con Karim Musa, ragazzi. Già, aveva già menzionato quel video là dove parlava delle alternative a Netflix. Poi anche, però ragazzi, i film di Godzilla in poche parole. Il Marvel Cinematic Universe in poche parole, purtroppo non so perché, è un video che non mi sono mai visto, purtroppo. Non so perché, però vabbò. Che altro video... Non mi ricordo altri video, purtroppo. Benvenuti in un progetto che spero di non cestinare dopo soli 3 episodi, come faccio di solito. Questo è il Late Night Show con Karim Musa. Un
format in cui Yotobi parlava di argomenti vari, facendo monologhi, interviste e sketch comici, con una salsa da late show americano, però fatto su internet. Il format, come per Mostarda, non è iniziato benissimo dal punto di vista della risposta del pubblico. Ok. Un altro cambio dello status quo dei video. Appena dopo i due episodi, il pubblico si rivoltò contro le show, criticando aspramente il prodotto, dicendo che... Matteo Durò. Ciao, Grinti, secondo me 15 anni... Ragazzi, dobbiamo evolverci! Ma merda. Secondo me non erano i migliori video di sempre, ma non erano neanche così brutti come diceva il pubblico. Perciò nel video successivo, Sergio Tobi decise di sfogarsi. Hai mai pensato di tornare a fare recensioni regolari? Sì, ogni tanto. Ma non voglio. Come mai? Perché sono cresciuto. Perché lui è cresciuto. Voleva far capire che era cambiato e che non era più lo Yotobi delle recensioni. E neanche lo Yotobi di Mostarda. Ma l'evento che fece più scalpore di quel video fu la finta recensione di Grand Therapy. Per chi non lo sapesse, uno dei sogni bagnati di un po' tutti i fan di Yotobi era che ne facesse una recensione. No shielding di questa recensione fatta da Yotobi, ma quando lo si cliccava accadeva questo. Veramente. Grande parte del pubblico si incazzò e trovò questa come la più grande mancanza di rispetto per i fan. E l'altra parte del pubblico la trovò come un'idea geniale per prendere in giro quel pubblico di Yotobi che ha sempre pianto per la fine delle recensioni. Questo vuol dire che c'è una parte di persone che dopo le recensioni io non ho fatto più video. Si sente che dice tu sei bravo solo a fare i video dove critichi qualcosa, dove insulti qualcosa. Ragazzi, non fatemi passare per quello che critica solo e basta. Non fatemi passare per Selvaggia Lucarelli. Questo video catartico, le puntate del Late Show, migliorarono molto di qualità. Le prime due stagioni sono per me le migliori. E gli episodi da non perdere sono prodotto piazzamento. Via caldo. I residui di tessuto calloso non cadono per terra, ma vengono raccolti nello scomparto contenitore. Comunque credo di aver trovato altri 13 video da vedere. Ok, vado a togliermi la vita. Bruce Necrofili. Hanno ritagliato un cartonato della faccia di Bruce Lee e l'hanno appiccicato al vetro del set e l'hanno messo davanti alla faccia dell'attore. Godzilla. Ok, ecco qua il video di Godzilla. Ah, a parte la famosa scena in cui Godzilla vola all'indietro sparando il suo getto atomico dalla bocca come se fosse un missile terra. Meglio quella del dropkick. Ma niente di che. E la puntata sui siti di... Ecco qua, che pago affari se posso scaricare. Ci sono anche dei piccoli show tra... Mio Dio, Vivivid. Se non mi ricordo male, se non mi... Movivid sta tipo chiudendo, ho sentito sta cosa, mio Dio. Qui perché dovrei guardarlo di Dario Moccia? Perché tu sei un uomo straordinario, Dario, ecco perché. L'ha veramente fatto? A questo punto Yotobi era al suo apice. Nonostante molti fan lo abbiano rigettato, continuava a fare molti numeri e continuava ad essere amato da una buona parte di pubblico. E forse qui il momento in cui capì che ormai poteva fare tutto quello che voleva. Ok. Reboot Freebooter era dal 2018 ad oggi. Siamo arrivati ai giorni nostri, ma prima di parlare di Yotobi dal 2018 in poi, vi devo per forza parlare del come si è arrivati alla Freebooter era. Se non okay. lo sai, probabilmente Yotobi stream da più tempo del tuo streamer preferito. Nel 2014 iniziò a streamare. Infatti, tipo è stato uno dei primi streamer di... Uno dei primi streamer su Twitch, vabbè, oltre a uno dei primi youtuber di YouTube Italia. E infatti J. Grell nel suo video sul documentario su Yotobi aveva detto che Yotobi è tipo Remida, che ogni cosa che tocca è oro, quindi c'è. Però senza mai pubblicizzarlo. Oggi c'è la signora che voleva comprare i computer. Yotobi vedeva Twitch come posto in cui poteva stare tranquillo con la sua chat, senza preoccuparsi troppo di ciò che diceva. L'unico modo per una persona che non conosceva Twitch di approcciarsi a quel mondo era attraverso degli spezzoni freebootati su YouTube. Yotobi e l'eredità. Mi è capitato spesso sto video qua, tipo in home. No. Lui. Prendo lui. Con questi video nacquero i primi freebooter di YouTube Italia, che hanno dato ispirazione ai centinaia di canali di freebooting che ci sono attualmente. Infatti, riconosco l'uomo del parcheggio, ma Dario, vabbè, Dario Moccia Clips, solo quelli di Dario Moccia conosco di freebooter. I freebooter più famosi
famosi erano Io sono uno Yotobiano, Oltre il tubo e il Matthew del tubo. Sì. La cosa Yoto... Il Matthew del tubo che tra l'altro ha pubblicato anche i video sui giochi degli Olimpici, ma anche i giochi delle Olimpiadi, sulle Olimpiadi, i videogiochi sulle Olimpiadi, ma anche il video dei del gioco dei correlati, ragazzi. Mio Dio. Mi dette fastidio perché non voleva che i suoi canali di Twitch e YouTube si toccassero e chiese molto gentilmente ai canali di non ricaricare i video. Le live su YouTube, la gente che carica le live su YouTube stanno iniziando a diventare leggerissimamente un problema. Ciao, faccio le live su Twitch e mi piacerebbe rimanessero su Twitch, perché altrimenti le farei su YouTube e chi se ne frega della chat. Ma come spesso capita, molti freebooter se ne fregarono e continuarono a ricaricare le live intere. Questa questione arrivò al suo apice quando un giorno uscì un video senza contesto in cui Yotobi criticò Luis beccandosi una shitstorm. Ti piace l'umorismo e lo stile di vita? Purtroppo ad oggi non c'è materiale su quella live, è certo che per questa YouTube poop. Luis, è un po' difficile perché Luis è un mostro, ma non fa contenuti. Io lo ammazzerei. Luis, hai un talento incredibile per fare la puttana. A quel punto Yotobi si arrabbiò e prese una decisione irrevocabile. Da quel giorno in poi qualsiasi contenuto frigutato sarebbe stato cancellato, ad eccezione del canale del Matthew del tubo, che divenne il suo unico freebooter ufficiale. Okay. È un vero Matthew del tubo solo se ha la garanzia d'autenticità e qualità di questo logo presente al di sotto del video. Non accettate i falsi. Esigete sempre e solo videomontaggi originali, il Matthew del tubo. Reputo che questo evento abbia dato inizio alla freebooter era, dato che dopo questo evento si capì la loro vera potenzialità. Da un lato Yotobi fece male, perché rifiutando i freebooters perse visibilità e popolarità. Prendiamo da rimorcia che anche grazie ai 7 peccati capitali, conosciuti anche con il nome dei 7 freebooter legalizzati, e Bugozzi, il nuovo parcheggio, boh. Senza dubbio un boost di popolarità e successo del personaggio. E infatti, ragazzi, ancora in realtà ogni volta vado sempre a spulciare qualche spezzone di live di Dario Moccio quando non so che fare. Dall'altro lato, Yotobi ha fatto bene a non fare intasare YouTube di sue live e clip tributate, perché questo è il vero grande problema della YouTube attuale, l'intasamento da Twitch. È molto facile, ed anche giusto da un certo punto di vista, dire che YouTube è peggiorata a causa di YouTube Kids. È vero, why yo? YouTube è peggiorata a causa di YouTube Kids. Ma cosa è sto? Chi è sto qua? Mazraoui? Alla bassa soglia dell'attenzione. abbiamo già alluso col video di Cianciulla a sta cosa di Subway Surfers. Ma troppo spesso si ignora che ad oggi si fanno sempre meno contenuti per YouTube. In un certo senso YouTube è tornata ad essere una piattaforma di upload, solo che ai tempi si pubblicavano serie TV e film, mentre adesso si caricano contenuti pensati per Twitch che successivamente vengono messi su YouTube. In poche parole, su YouTube non si fanno più video per YouTube. Tutto questo. Per fortuna ci sono ancora. Anche. Allora, vabbè, no, Poldo non soffre di sta. No, in realtà Poldo un po' ci soffre. Cioè, anche, ma in realtà se ci pensate anche canali tipo molto grandi, tipo Poldo, Tearless Raptor, anche loro stanno facendo cose che dovrebbero essere per Twitch, ma le usano per YouTube. Qua ad esempio. Tearless Raptor ha detto che anche la carriera con lo Shrewsbury ci farà dei video dedicati sul primo canale, e quindi sì, che cioè, vabbò, ci farò probabilmente quando finirò il documentario sulla carriera sul Suttiro, probabilmente quando finirà la carriera. Per dire che Yotobi, con la scelta di non avere tanti freebooter, ha reso il suo personaggio meno popolare ma non saturato. Andiamo a parlare dell'ultima parte di carriera di Yotobi, che si può paragonare alla sua crisi di mezza età. Benvenuti in un nuovo format da me inventato chiamato Crisi di mezza età. Ma non ha parlato di quando tipo voleva, tipo aveva detto, stavo dicendo, non ha parlato di quando Yotobi diceva quitto a 30 anni, invece lo ha fatto, cacchio. Yotobi. L'unica cosa che ha perso dal video di. L'unica cosa che di cui è diverso il video di J. Crail, ma vabbò.
cioè che il video di J.Crill non ha e questo video, cioè che il video di J.Crill ha e questo video non ha di Yotobi. Però, boh, ragazzi, questo video, mio Dio, è incredibile, cioè. Prima di tutto si tolse i sassolini dalla scarpa, andando a fare cose che si era recluso in carriera. Iniziò a collaborare con Grow Up Network. Le persone più stupide dissero che Yotobi si era venduto, come d'altronde hanno sempre fatto. Guardato i precedenti 30 minuti di video, infatti, e tutto tipo l'evolution era. Mentre le persone normali si sono dette: Yotobi adesso è un vero studio, ospiti importanti e una capacità produttiva praticamente Il video di Adrian, anche questo qua, ragazzi. infinita. Iniziò anche a fare sponsor che in precedenza non aveva mai fatto e soprattutto trovò un assistente, Luna, che l'aiuta in tutto ciò che riguarda i suoi social. Nel tempo ha portato avanti vecchi format come i late show e nuovi format come tutto il resto e adesso. Tutto il resto, di tutto il resto, ho pensato di dire, ho avuto in mente qualche volta, ho avuto in mente, ma perché non reagiamo all'episodio di tutto il resto del primo episodio di Striscia la Notizia? Boh, Soldi. C'è un momento in cui adesso che ho soldi, purtroppo non mi sono visto nessun video. lui fa l'occhiolino e mi è sempre salito il cuore in gola perché non credo che nessuno dei bambini se ne sia accorto e lui l'abbia fatto alla telecamera. I video che vi consiglio di più sono Adrian, Mister Ecco qua, Italiano, infatti. Adriano in bagno che si filma da E solo mo e compare la sua versione animata c'è. davanti Che tra l'altro era già stata utilizzata ad inizio video, sta clip di Adriano in bagno. telecamere davanti allo specchio senza una vera e propria prospettiva. Io ero in estasi mistica. Il mistero della Gabib. Anche il mister della Gabiba scomparsa, video incredibile. Lei per disperazione si presenta a una delle puntate di Paperissima, ubriaca, tanto che durante le riprese si defeca nel costume. Da allora il mio amico è chiamato, nella cerchia più stretta, figlio di Gabiba. E io credo che presto si suiciderà. Tipo Netflix. Ok, anche questo qua tipo Netflix, ma fatto di influencer italiani con Hybe. Curiosità, Hybe appare pure nel video di Poldo sui cloni di YouTube. Non so se l'ho notato, però boh. Voglio Fatto. sapere che è successo ad Hybe. Mi sa so dove spenderò 6 euro. Fatto da influencer italiani. Vi presento Giulia, l'agnello sacrificale. E dopo aver fatto trucco e aver fatto capelli, il risultato. Giustizia per Giulia! E piccoli brividi in poche parole. Ragazzi, oddio. Al mostro. Twist, 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 twist. Vabbò, tutti, il mio tutti si uniscono alla battaglia, ragazzi. Uno dei video migliori di questo canale, signori. Uno dei miei video preferiti di sempre, veramente. Devo farne un terzo di tutti si uniscono alla battaglia, perché sono sempre dei bei video da fare. Adesso devo solo venirmi le idee. Su questa parte di carriera non mi dilungherò oltre, essendo il periodo attuale. Anche il video dove si scusa con Paolo Orfini, stavo aspettando, in realtà stavo aspettando in realtà di più, ma tipo la cosa di Paolo Ruffini su Facebook, che diceva, mentre lui stava facendo il film, io ero a letto a fare l'amore, io Toby gli rispondeva, sarebbe stato meglio farti una sega invece di fare sto film, mi avresti risparmiato un video, ma la vita fa schifo a tutti, mio Dio. Molto difficile darne una valutazione oggettiva, perciò voglio arrivare all'argomento e alla domanda finale che Yotobi, i suoi fan e i suoi hater si sono fatti almeno una volta. Perché Yotobi ha avuto successo? Beh, Prima di dare una risposta, credo se sono bloccato il vorrei video. spiegare cosa intendo per avere successo. Perché se dovessimo parlare di successo in Italia, si può dire che il suo successo sia quasi nullo e che in pochi lo conoscano al di fuori del web. Infatti, all'inizio video non era casuale il paragone con il nano furtivo di Dark Souls. È certo che nel periodo di fuga di cervelli, Yotobi non è mai stato lo youtuber più famoso d'Italia. Il successo. Infatti, perché a boh, c'è altri tipo Favij, tipo Ciccio Gay, un sacco di youtuber. YouTube, diciamo, è stato un outsider, ok? Successo che intendo io è il successo che ha avuto su YouTube. Infatti, per me, Yotobi non è un semplice YouTuber,
ma lo youtuber che rappresenta YouTube Italia, e non per la qualità dei video. Ci sono canali come quello di Crua89. Giorgio, prossimo video, Giorgio fa mezz'ora di documentario su Crua89. No, dai, voglio andare a vedere gli altri video di Giorgio per vedere se ne ha fatti altri allo stesso livello. Lo asfaltano, e neanche per la simpatia. Onestamente io, Toby, mi ha sempre fatto ridere, ma non mi ha mai fatto morire dalle risate per delle sue battute. È un po' come quell'amico che ognuno di noi ha avuto. Boh, in realtà mi ricordo ancora il video, forse per Little Panda Fighter, quando c'era tipo... E del Muccio, quello detto da Sgorbio con la sua voce picciatissima. Vi presento Muccino. Forse era morto dal ridere in quella parte. Scuola, che ti stava sempre vicino e che ti lasciava un sorriso. Infatti considero io Toby il migliore per la sua costanza. E può far ridere come cosa, perché è sempre stato preso in giro per la sua lentezza nel fare i video. Ma col senno di poi è meglio così. In ogni video io Toby ci ha messo studio e passione. Magari se avesse iniziato a spammare video, o addirittura se avesse continuato con le recensioni, ad oggi ci ritroveremo con un canale morto e senza più nulla da dire. Per concludere, Yotobi è una certezza. Una certezza che mi fa credere che finché c'è Yotobi su YouTube, ci sarà ancora un contenuto di qualità da guardare. Wow. Wow ragazzi, video incredibile, è stato, mio Dio, video bellissimo. A parte Babbo che davvero insolito, cioè, ci sono tutti i riferimenti culturali che potreste immaginarvi. C'è Tering del 99, c'è Nightmare, c'è Ninna Nanna, cioè, tipo tutte in tipo un paio di minuti, una dopo uno, cioè... Solito mi ha fatto sia riflettere sia morire dal ridere, veramente bellissimo. Signori, dopo questa reaction, che probabilmente è una delle più lunghe del mio canale, forse più lunga anche di quella reaction a quel canale americano che parlava delle sigle straniere e parlava molto delle nostre sigle, signori, noi ci vediamo. Ciao!